Siamo in fase di ultima azione della presentazione delle squadre, adesso ancora un attimo di cordoglio, il minuto di silenzio per ricordare Luciano Lenzi, un grande personaggio di Baccheretto, un grande personaggio del ciclismo toscano. Vogliamo ricordare che con Luigi Bellini ogni anno all'inizio della stagione, quando c'era la Firenze-Empoli, Luigi Bellini e Luciano Lenzi erano già presenti per andare ad ingaggiare i corridori. Questo a testimonianza dell'amore che avevano profondo per questo evento, per il proprio paese, per il comune di Carmignano. Abbiamo visto la partenza ufficiosa, era presente anche la nipote, il sindaco Prestanti, quindi Alessandro Dolfi per il comitato regionale toscano e poi Marco degli Innocenti, che come abbiamo detto è stato un allievo in tutto e per tutto di questo grande maestro di vita. È chiaro che adesso dobbiamo entrare in cronaca, perché il Giro del Montalbano anche quest'anno sicuramente ci regalerà delle pagine e dei momenti molto interessanti, anche perché il cast dei partecipanti è di altissimo livello. Siamo al chilometro zero, tutto è pronto, andiamo adesso con le squadre, apertura con la nazionale ucraina. Anche quest'anno appunto gli organizzatori hanno voluto dare un tocco di internazionalità e quindi la nazionale ucraina non poteva mancare, anche per quello che sta avvenendo purtroppo in tutto il mondo. Quindi la Arancucine Veius, la Reda Mocador dalla Romagna, la Sissio Team, la Team Mantile Granducato Service, la Cablotec Bio Training, la Calzaturieri di Montegranaro dalle Marche, quindi la ciclistica rostese e la D'Amico, poi la futura team Rosini, la Gragnano Sporting Club, la Maltinti Banca di Cambiano, quindi in Emilia Romagna, Mastro Marco Chianti Sensi, la Onec team diretta da Olivano Locatelli, quindi la Overall Trecolli, la Parkway Racing Team, la Polisportiva Tripetetolo, la Progit Cycling Team, quindi il team Gaia Plast, Bibanese, il team Cubeca, la Pistoiese, poi il Vero Racing Palazzago, la World Service Group e la 00 Sport. Percorso meraviglioso, variegato, su e giù per le colline del Montalbano. I corridori hanno già effettuato il primo giro, dalla Serra si è sconfinato in provincia di Firenze per andare in località Signia, poi da Via degli Arrighi si è rientrati in provincia di Prato attraverso Poggio a Caiano e quindi il passaggio a Baccheretto, che abbiamo seguito in questo istante, per andare a completare il primo giro con l'anello meraviglioso che ci porterà per ben 4 volte in Via di Madonna del Papa, la salita simbolo tanto amata da Luciano Lenzi e da Bellini, perché veramente è l'essenza di questa competizione, una gara di 154 chilometri, quindi con un chilometraggio davvero molto importante, un chilometraggio che sicuramente farà la differenza insieme alla calura odierna, termometro che segna quasi 37 gradi centigradi, quindi una giornata con un nemico in più a sfavore dei corridori. Primo attacco di giornata importante, c'erano già state delle scaramucce in inizio di competizione, adesso con il numero 92 a fare l'andatura c'è il portacolori della Overall Trecolli, si tratta di Ioannis Daravaias, atleta greco, atleta lituano, chiedo scusa, che sta facendo un buon rito, gruppo che insegue a una ventina di secondi, si deve entrare chiaramente nel vivo della competizione, come abbiamo detto è una gara molto importante anche a livello di chilometraggio. Approfittiamo di questo momento per ricordare anche gli sponsor vicini, sponsor istituzionali molto forti che tengono in particolar modo a tutti gli eventi di spessore della provincia di Prato, a cominciare dalla Consiag, Publiacqua, Chianti Banca, Estra, poi vogliamo ricordare il Bar Sport, il mitico Bar Sport, il Legnaiolo, il distributore Beifine, che sono vicini all'evento da tantissimi anni e continuano a dare una spinta di rilievo, poi molti esercenti e commercianti della zona che non sono voluti mancare a questa splendida 66esima edizione del Giro del Montalbano. Si è ritornati alle origini, in quanto il Giro del Montalbano lo scorso anno, per motivi logistici, l'arrivo fu spostato in quella di Seano, in un bellissimo rettifilo dove c'era un grande parcheggio. Quella è stata la cosa che, diciamo così, non è piaciuta tantissimo a Luciano Lenzi, ma bisognava fare a questo modo e non si poteva fare altrimenti. Il gruppo va all'inseguimento del battistrada, ricordiamo il comitato organizzatore con Marco degli Innocenti, Stefano Ceccarelli, Marco Fuochi e Filippo Fuochi della Sianese Corse, che hanno dato l'apporto tecnico mentre siamo su Madonna del Papa, e questo atleta adesso ha capito che qui bisognerà fare sul serio anche nei prossimi giri. Si muove il gruppo dietro, concludiamo con Massimo Orlandi, Marco Bellini, Daniele Bellini, Andrea Veziosi, che tra l'altro è anche il presidente del comitato provinciale, quindi Fabiano Bindi, Carlo Drovandi, Alfredo Dovandi e Andrea Coppini.
Gli uomini che fanno grande questo appuntamento immancabile dell'estate pratese in concomitanza anche con le tante belle sagre, come abbiamo ricordato Luciano Lenzi era anche animatore di tutto quello che era il paese di Bacchereto. È stato recuperato il battistrada, uno scorcio sul meraviglioso panorama e vedete che il leader della corsa fino a questo momento chiede un po' di aiuto all'altro concorrente che è rientrato sotto, ma il vantaggio è davvero minimo. È rientrato un portacolori della Parpre Racing Team, si tratta del numero 98, si tratta di Nicolo Garibbo che va via con il corridore della formazione piemontese. Abbiamo sottolineato come nonostante la concomitanza con il Giro d'Italia Giovani Under 23 che si è concluso proprio nella giornata di sabato, il Giro del Montalbano ha riscosso un successo veramente eccezionale sotto il punto di vista della partecipazione, anche perché gli organizzatori sono partiti da lontano per organizzare come sempre questo evento. Arrivano anche gli atleti di Franco Chioccioli con il numero 60, Philip Pink, una delle punte di diamanti della formazione molto cara a Perosini. I battistrada sono lì vicini, stiamo attraversando questo tratto di falso piano, ancora uno sguardo sul panorama perché la forza del Giro del Montalbano è anche il bellissimo percorso che ogni anno riescono a disegnare gli organizzatori, ci sono tantissime soluzioni, quest'anno si è optato di puntare tutto su Madonna del Papa e poi chiaramente sulla salita che tutte le volte ci riporta verso Bacchereto. Non è una salita difficilissima, ma è una salita che con il passare dei chilometri sicuramente rimarrà nelle gambe dei corridori. Situazione, due atleti al comando, quindi il team Futura che sta inseguendo i due battistrada che ormai stanno per essere recuperati quando stiamo tornando verso Poggio a Caiano, poi nuovamente il tratto che ci porterà verso la Casa Rossa, verso Casa Rossa, e qui si ricomincerà a salire per andare per il passaggio a Bacchereto. Gruppo compatto, questa è la situazione, con sempre il team Futura che sta facendo un'andatura veramente forsennata perché i ragazzi di Chioccioli hanno fatto molto bene in questo inizio di stagione, si sono fatti vedere a più riprese, però non sono riusciti ad andare ancora a bersaglio sul gradino più alto del podio. Sempre Pink in prima posizione, tutta schierata, maglia nera inconfondibile quella del team Futura, che è una realtà del ciclismo toscano ormai da tantissimi anni. Chioccioli era già direttore sportivo in una squadra professionistica, ha deciso di mettersi in proprio, nel tempo si è elevato, grandissime soddisfazioni. Siamo a Poggio a Caiano, come vediamo stiamo costeggiando la bellissima Villa Medicea, questa è la situazione quando abbiamo percorso una settantina di chilometri, si va nuovamente verso il passaggio da Bacchereto. Nonostante la calura abbiamo visto un pubblico delle grandissime occasioni, per il momento non succede niente anche perché non è facile trovare la fuga con questo ritmo che stanno impostando. Siamo a Bacchereto, eccoci qua per il passaggio, attenderemo il gruppo per vedere qual è la situazione. Plotone compatto, adesso ci sono anche i ragazzi della Mastro Marco Chiantisensi nelle prime posizioni, quindi difficilissimo per il momento cercare di operare una fuga da parte degli atleti. Media fino adesso veramente interessante, oltre i 40 orari nonostante la calura, nonostante il percorso. Qui siamo sulla lunga trafila delle Ammiraglie, ci fermiamo per il momento, rientreremo in corsa per seguire il finale di questa 66esima edizione che ha visto al via oltre 150 concorrenti, tanti gli sponsor come abbiamo segnalato che hanno aderito, tante le persone che vogliono portare avanti un discorso nato 66 anni fa. La corsa era per allievi, poi c'è stata l'evoluzione fino a diventare una delle classiche più belle del panorama nazionale e toscano per quanto riguarda gli elite d'Under 23. Vogliamo ricordare proprio in questo momento di difficoltà con la guerra in Ucraina che uno dei primi vincitori stranieri è stato proprio un ucraino, Jaroslav Popovic, nel 2001, nell'anno d'oro di questo grande campione che ha onorato appunto anche Bacchereto. E si entra nel finale della competizione, ecco la macchina di inizio gara, ecco di nuovo i due battistrada, grandissimi protagonisti di questa 66esima edizione del Giro del Montalbano. Nicolò Garibbo in seconda posizione, maglia della Parpre, mentre Raul Colombo sta facendo l'andatura mentre si costeggia la bellissima Villa Medicea di Poggio a Caiano. L'atleta della World Service e quello della Parpre stanno richiedendo ai loro collaboratori, ai direttori sportivi, ancora acqua, ancora
gel. È stata una giornata infernale sotto il punto di vista climatico, gli atleti hanno ricorso spesso e volentieri alla borraccia e poi adesso i gel per far entrare nell'organismo le ultime energie prima di affrontare nuovamente 3 km di salita che ci porteranno verso Baccherreto. Suono della campana, quindi ancora Madonna del Papa, poi discesa, ancora questo lungo rettifilo appoggio a Caiano per tornare alla Casa Rossa, dove si svolterà e si tornerà per l'ultima volta a Baccherreto. Una ventina di concorrenti all'inseguimento dei due battistrada. In questo momento non ci sembra che ci sia grandissima convinzione. C'è Gregorio Butteroni in prima posizione, in seconda ruota viaggia Alessandro Iacchi che passa adesso a condurre. Ci sono diverse squadre che hanno pedine importanti in questi 20 corridori, abbiamo riconosciuto nelle prime posizioni anche Pietro di Genova, poi c'è l'atleta dell'Arancucine Veius, si tratta di Riccardo Palumbo, passa adesso Riva della formazione diretta dall'ex professionista Coppolillo, eccolo qua Pietro di Genova, ragazzo che vediamo spesso e volentieri all'attacco, Luca Coatti, attenzione anche al team Kubeka, due atleti, tre però sono i portacolori della Mastro Marco Chiantisensi, che è la formazione che praticamente ha più atleti nel drappello che va all'inseguimento dei due battistrada che sono stati i grandi protagonisti di questa 66esima edizione del Giro Ciclistico del Montalbano, organizzato dal gruppo sportivo Baccherreto in concomitanza con Unione Ciclistica Seanese Corse, patrocinio della Regione Toscana, della provincia di Prato, dei comuni di Poggio a Caiano e di Carmignano, comune di Carmignano che ha messo al lavoro anche tantissime associazioni, a cominciare dalla Proloco. Vanno via i due battistrada, hanno svoltato alla Casa Rossa, siamo entrati nell'abitato di Seano, abbiamo atteso il gruppo inseguitore che sta arrivando adesso, c'è anche Lorenzo Peschi, atleta massese della Malmantile Granducato Service, che sta offrendo ottime prestazioni in questo periodo della stagione. Poi ci sono anche due atleti del Velo Racing Palazzago, ci sembra di aver riconosciuto il campano Gerardo Sessa in compagnia dell'altro atleta della squadra diretta da Paolo Tiralongo, e qui vogliamo ricordare che Paolo Tiralongo in tanti anni di carriera in Toscana da dilettante ha fatto tante volte bene qui al Giro del Montalbano, conosce benissimo il percorso. Siamo tornati sui due battistrada mentre stiamo andando nuovamente a Baccherreto, approfittiamo di questo momento della gara per andare a ricordare coloro che fanno grandi questo avvenimento, come abbiamo detto il sostegno importantissimo di tantissimi sponsor, il legnaiolo, poi il distributore Beifin, ma in particolar modo vogliamo ringraziare a nome dell'organizzazione Publiacqua, Consiag e poi Estra, che sono vicini a tutti i grandi eventi della provincia di Prato, non solo legati al ciclismo, eventi importanti del territorio, in particolare per lo sport. Vogliamo ricordare il comitato organizzatore con Marco degli Innocenti, una grande colonna del sodalizio di Baccherreto, poi Stefano Ceccarelli, ex assessore allo sport, che ha sempre lavorato sodo per il Giro del Montalbano, quindi Marco e Filippo Fuochi, Sergio Lenzi, Paolo Lenzi, Massimo Orlandi, Marco Bellini, Daniele Bellini, Andrea Vezzosi, Fabiano Bindi, Carlo Drovandi, Alfredo Drovandi e Andrea Coppini, questi coloro che appunto hanno dato anche quest'anno il massimo, perché dopo la bellissima esperienza del campionato italiano dello scorso anno si torna al Giro del Montalbano Classico con l'arrivo in quel di Baccherreto, e quindi bisognava riproporci in grande stile, e dobbiamo dire che è stato fatto, anche perché c'era una concomitanza importante. Fino a sabato si correva il Giro Under 23 giovani, un evento di grandissimo spessore, un evento importante per l'Italia, perché non tanti sono le manifestazioni a tappe per gli under 23 nella nazione, che una volta era di riferimento, e quindi sono stati bravi gli organizzatori proprio per questo, perché hanno saputo portare ancora una volta in quel del Montalbano tantissime squadre e atleti di prestigio con una partecipazione di assoluto livello, addirittura più di 150 i partecipanti, gli atleti che si sono schierati al via di questa edizione. Gli applausi per il pubblico, per Raul Colombo e Niccolò Garibbo, grandi mattatori della fase centrale, della fase finale, perché appunto adesso si farà per l'ultima volta Madonna del Papa e poi si tornerà nuovamente a Baccherreto, quindi c'è ancora salita, c'è ancora tanta volontà da parte di questi due ragazzi. Chiaramente le forze cominciano a essere un po' a lumicino, stenta un po' Garibbo,
si intestardisce a pedalare con un lungo rapporto, mentre Raul Colombo cerca di salvaguardare la gamba andando via con un rapporto più agile. Il vantaggio è ancora abbastanza buono, siamo nell'ordine di una quarantina di secondi, però saremo a vedere, perché appunto dietro si stanno organizzando, ci sono due o tre squadre che hanno più corridori nel drappello degli immediati inseguitori, e quindi ci sarà da vedere che cosa succederà in questa ultima appassionante parte della gara. Continua a condurre sempre Raul Colombo, più scalatore, più forte quando la strada sale rispetto a Garibo, che è un passista veloce, come vedete sta cercando di salvaguardare la gamba mentre si intestardisce un po' il corridore della Parkway Racing Team e va via con un rapporto più lungo. Adesso ci sarà un tratto di falso piano, poi una brevissima discesa, quindi l'impennata che ci porterà per l'ultima volta nella salita simbolo di questa straordinaria competizione nel cuore di tutti gli sportivi toscani locali, perché appunto ha scritto tantissime pagine. Si iniziò ai tempi con una gara per esordienti, poi gradino su gradino, scalino, grazie a Luciano Renzi e a Luigi Bellini, che erano due persone molto lungimiranti, soprattutto erano due grandi appassionati, si è portato ad avere il Giro del Montalbano per dilettanti, prima seconda serie, poi con l'evoluzione del movimento agli Elite d'Under 23, qui sono passati tutti, l'Albo d'Oro parla da solo. Ricordavo sempre un episodio con Luciano Renzi, simpatico e non simpatico, quando Di Luca, campione italiano, arrivò al Giro del Montalbano, lo riempirono di soldi, di medaglie, di regali, e Danilo Di Luca si fermò dopo 20 km. Un episodio come possono succedere tante volte. Tanto Garibo è in difficoltà il corridore della Parpre, che comunque è stato straordinario, perché veramente ce l'ha messa tutta, ha dato l'apporto necessario per portare avanti il tentativo. È da tanti chilometri che sono allo scoperto questi corridori, con Raul Colombo che a questo punto deve andare via da solo, non c'è altra soluzione d'altra parte per il corridore della World Service, anche perché poi ha un compagno di squadra importante e dietro c'è un gruppo con corridori di grande spessore, a cominciare da Andrea Colnaghi, poi Lucio Pierantozzi del team Futura Rosini, Lorenzo Peschi della Malmantile, Niccolò Pettiti, mentre si va a scollinare all'ultimo passaggio da Madonna del Papa. Ha già scollinato 12 secondi per Colnaghi, ha già accumulato 12 secondi ed è schizzato via da dietro come una saetta, veramente il giovanissimo e promettente atleta della Mastro Marco Chianti Sensi, Ludovico Crescioli, primo anno fra gli under 23, ancora una volta a Mastro Marco hanno lavorato molto bene, hanno preso un blocco importante dalla Casano con quattro giovani di sicuro valore. Poi è tornato fra gli under 23 dopo l'esperienza della formazione Continental anche Giosuè Crescioli, quindi i fratelli Crescioli sono un punto di forza del sodalizio pistoiese. Adesso sta pagando un po' lo sforzo, comunque un'azione veramente bellissima da parte del corridore diretto da Gabriele Balducci, eccolo qua, lo stiamo seguendo un po' a distanza perché appunto siamo in un tratto abbastanza impegnativo, perché i corridori riescono a sviluppare una forte velocità. Situazione al comando, Raul Colombo che si trova in prima posizione da solo, 15 secondi su l'ex compagno di avventura, vale a dire Niccolò Garibo, e poi c'è subito dietro Crescioli a 28 secondi, arrivano questi tre atleti, c'è il portacolori della squadra diretta da Umbertone Di Giuseppe, si tratta del numero 12 Riccardo Palumbo, poi abbiamo visto un altro atleta della formazione World Service della Parpre, chiedo scusa, e quindi a condurre era Lucio Pierantozzi. Attenzione perché Pierantozzi ha un bel colpo di pedale da diverso tempo, non riesce a concretizzare, è un generoso e quindi a volte sbaglia un po' i tempi. Qui siamo sul gruppo e guardate, si va via a 72 orari. Gruppo forte di una ventina di unità che si è ricomposto adesso, perché la situazione è frammentata sulla salita, sull'ultima asperità della Madonna del Papa c'era stata nuovamente selezione, però questo drappello si è ricomposto in località Poggio a Caiano. La situazione vede Colombo al comando, poi Crescioli che è rientrato su Garibo, sono vicinissimi al battistrada, ma qui si fa sul serio con Luca Coati,
corridore, punta di forza del team Kubeka, che ha due atleti, la Mastomarco addirittura ne ha tre, quindi c'è anche una coppia del Velo Racing Palazzago. Si tratta di Sessa e del nordafricano Imad Seca. Per la verità lui è nato in Lombardia, si sente lombardo, però chiaramente è un atleta che arriva, la famiglia arriva dal Nord Africa, e questo ragazzo promette bene. Eccoci su Crescioli e Garibbo, è rientrato Garibbo, su Crescioli, su Garibbo è rientrato Crescioli, si volta Raul Colombo perché sente il fiato sul collo da parte degli avversari e sta succedendo qualcosa dietro, perché stanno per passare la giuria e la macchina del cambio ruote. Questo vuol dire che forse stanno rientrando. Sta succedendo qualcosa ed infatti sono stati recuperati Garibbo e Ludovico Crescioli, e adesso c'è l'atleta del team Kubeka, Luca Coati, che sta facendo questa trenata. Vantaggio adesso limitatissimo per il corridore al comando, c'è anche Iacchi nelle prime posizioni, poi c'è il portacolori della Work Service, sempre Zambelli. Quindi abbiamo visto nelle prime posizioni anche Lorenzo Peschi, poi Filippo Magli lì in agguato, insomma tutti i grandi sono qui, c'è anche Pirro, eccolo qua, della Maltinti Banca di Cambiano. Ci sono i due atleti della Velo Racing Palazzago, Sessa e Seca, Imad Seca. Quindi ci sono tutti i migliori, possiamo dire, le pedine fondamentali per cercare di andare a vincere questo Giro del Montalbano. Ed è Pirro che fa questo scatto importantissimo, il corridore della Maltinti Banca di Cambiano. Bellissima azione, bello stile, bella impostazione, vantaggio di 7 secondi ancora per il battistrada, e Pirro trova le gambe, trova ancora un po' di benzina nel serbatoio per andare a riprendere un Colombo, adesso stanchissimo, non va più su. Comunque voto in pagella altissimo per questo atleta della World Service, è stato per tantissimi chilometri allo scoperto, cerca ancora di rilanciare l'azione, ma vediamo che appunto va su col proprio passo, non ha più quella brillantezza per poter esprimere, cercare di fare la differenza, ma in ogni caso, come abbiamo segnalato, è stato un primatore eccezionale e veramente è stato uno dei grandi protagonisti di questa 66esima edizione del Giro del Montalbano. Vogliamo ricordare con Consiag, Publiacqua, Estra, in particolar modo l'apporto determinante di Chianti Banca, che ormai è vicino a questa manifestazione da tantissimi anni. 4.000 metri alla conclusione. Colombo cerca ancora di sfruttare l'agilità, ha salvaguardato la gamba, veramente bravissimo, mentre si è un po' appesantita anche l'azione di Pirro, che ha fatto uno scatto però veramente impressionante. Ormai Colombo è lì nel mirino e l'atleta della Maltinti Banca di Cambiano tenta di insistere. Attenzione, perché ci sono corridori, come abbiamo detto, ci sono tanti corridori che possono vincere e stanno arrivando a velocità altissima i due della Palazzago, vale a dire Seca e Sessa, corridore campano. Come abbiamo segnalato, l'ex direttore sportivo Paolo Tiralongo conosce a menadito questo percorso, è stato protagonista tante volte anche nell'aiutare a vincere Popovic nel 2001, quindi sicuramente ha studiato bene la situazione, e adesso i suoi atleti si sono fatti trovare pronte, soprattutto si sono fatti trovare con le gambe, arrivano in coppia e vanno su Colombo, hanno letteralmente saltato Pirro, che adesso è in leggera difficoltà. Comunque bella l'azione del corridore di Scarselli e Antonini, e adesso Gerardo Sessa con un rapporto impossibile va all'attacco, hanno rifiatato proprio pochi secondi e Sessa va a dare questa stoccata quando siamo alle pendici, all'inizio del finale, della salita conclusiva, del pezzo conclusivo che ci porterà nell'abitato di Bacchereto, e il corridore della formazione lombarda va su davvero molto bene. Tiralongo ha investito proprio sulla Campania, ha portato diversi ragazzi di questa regione, diversi ragazzi promettenti di questa regione, si è letteralmente fermato Colombo, che chiaramente non ha più energie e torna sotto il compagno di colori Imad Seca, come abbiamo detto, origini nordafricane, ma questo ragazzo è nato in Lombardia
e quindi si sente chiaramente a tutti gli effetti, ed è giusto che sia così, si sente a tutti gli effetti italiano, e il compagno torna sotto e va da Manforte. Non possiamo a questo punto andare dietro perché diventa davvero molto difficile, dobbiamo rimanere in questa posizione. Anche Pirro si è fermato, dietro c'è una reazione timida, ma hanno scavato un vuoto quasi incolmabile quando ormai siamo a 2500 metri dalla conclusione. In prima posizione c'è Secca, ha cercato un po' di refrigerio da uno sportivo che ha rovesciato una borraccia d'acqua, come abbiamo detto una giornata caldissima, e qui è venuta fuori ancora la classe, la preparazione di questi ragazzi che hanno dimostrato di avere oltre al talento anche dei grandi fisici, perché non è facile correre in queste condizioni. E quindi oggi, oltre alla difficoltà altimetriche e al percorso, ci si è messo anche il caldo, ma Sessa e Secca si sono fatti trovare pronti nella fase conclusiva, sono sempre rimasti alla finestra, per la verità, come si dice in gergo, hanno fatto un po' anche i furbi perché non hanno mai tirato, sono sempre rimasti nella pancia del gruppo dei 20 che andava alla caccia dei battistrada, non hanno fatto grandi sforzi e probabilmente appunto Tiralongo aveva preparato molto bene questa fase della gara. Vanno via verso il traguardo. Lasceremo la corsa tra poco perché a questo punto lo possiamo dire tranquillamente, i giochi sono fatti e il tandem della Palazzago si va a godere questo bellissimo ingresso, questo bellissimo arrivo. Tanta gente sin dalle prime ore del mattino, nonostante il caldo. Ci andiamo a posizionare dietro le transenne, ormai sono ai 200 metri conclusivi, lo capiremo bene dal pubblico quando cominceremo a vedersi agitare gli spettatori, quando vedremo gli spettatori cominciare ad applaudire i ragazzi. Vorrà dire che Secca e Sessa, scusate questo gioco di parole che stiamo ripetendo, ma sono i cognomi di questi due atleti che hanno caratterizzato la parte finale. Un bellissimo arrivo in parata, una vittoria meritata. Passa per prima Gerardo Sessa, seconda posizione per il compagno di colore, mentre Riccardo Moro vince la volata dei battuti. Ha alzato le mani però il corridore della Park Pre, forse non aveva visto l'azione dei due corridori della Palazzago. In ogni caso Moro è terzo, poi a seguire Magli, Zambelli, Matteo Sasso, Lorenzo Peschi, Niccolò Pettiti, quindi Lucio Perantozzi e Andrea Cornaghi. Questo l'esito, mentre è arrivato uno stanchissimo Pirro, ha provato, poi però si è letteralmente fermato e è sopraggiunto sul traguardo proprio in questo istante. Qui siamo sul campione albanese della formazione 00, oggi grande festa a Bacchereto per il Giro del Montalbano, grande festa in casa Palazzago. Moro invece che di Sasso sei rimasto di Sessa oggi, eh? Bel detto. Eh sì, non l'ho visti partire sotto la salita e io controllavo il gruppetto dove ero io ed ero sicuro al 100% che di aver vinto, e poi all'arrivo ho avuto la brutta sorpresa, però faccio i complimenti al primo e al secondo perché hanno fatto un'ultima salita veramente forte. E la squadra comunque, la vostra, anche oggi protagonista. Sì, abbiamo corso alla perfezione, mi dispiace solo un po' aver fatto questa pecca al finale, però cose che capitano. Essere davanti in una corsa così vuol dire avere delle buone gambe. Sì, sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo fatto un periodo in altura, molto bene, l'abbiamo lavorato, adesso si raccolgono i frutti, sì. Bene, complimenti, ci spostiamo qua. Allora, lavoro di coppia oggi per la squadra. Oggi è un lavoro di tutta la squadra, non solo di coppia. Oggi mi sentivo veramente bene, avevo un compagno davanti e ho chiuso su di lui anche se non si poteva fare. Devo ringraziare tutti i miei compagni, sono davvero contento della mia performance di adesso. Raccontaci l'azione finale. L'azione finale, allora ho fatto andare il mio compagno davanti, poi io aspettavo la volata, ho visto che nessuno chiudeva, stavo bene, sono andato su di lui, poi abbiamo tirato insieme fino alla fine. Bravo, presentati. E io sono Imad Sekka, che vengo da Lecco. Non sembrerebbe, comunque a parte gli scherzi. Bene, ci spostiamo dall'altra parte, continuiamo. Oggi una vittoria tua, Sessa, una vittoria della squadra. Sì, è una vittoria della squadra. A inizio anno non riuscivamo ad ingranare, eravamo sempre lì ma non riuscivamo a fare i piazzamenti. Poi domenica ci siamo sbloccati e oggi questa vittoria ci voleva, una liberazione per tutti.
e spero che da qui fino alla fine dell'anno non ci fermeremo più, perché la squadra è molto unita, forte, e ce le meritiamo queste prestazioni. Torna il ciclismo a Torita di Siena e torna in grande stile grazie allo spettacolo offerto dai giovanissimi del ciclismo, con una manifestazione che porta nuovamente alla ribalta questa località che negli anni 80 ha regalato tante pagine importanti al mondo delle due ruote. Grazie alla famiglia Botalerdi, a Vilmo, organizzatore di tante gare, che ha messo in scena anche una squadra importante con il figlio Paolo, che poi è stato interprete nel mondo delle due ruote con grandi risultati, riuscendo ad arrivare addirittura ventesimo ad un Giro d'Italia. Ma qui stiamo parlando di un ciclismo che sarà sempre più importante per il futuro, e va ringraziato Leonardo Simi, organizzatore di questa gara di Torita, ottimo ciclamatore per tantissimi anni, una passione smisurata che poi ha trasmesso anche al figlio, e che ha voluto appunto riportare un evento di qualità e di spessore in questa bella e ridente località della provincia di Siena. Abbiamo già seguito la batteria più bella, forse senz'altro quella meno agonistica ma più entusiasmante, con i piccoli bimbi della G0 che il prossimo anno potranno essere tesserati ed appunto concorrere. Primo trofeo città di Torita di Siena, un discorso ampio perché appunto Leonardo Simi, grande appassionato, ha coinvolto tutta la famiglia, ed il figlio chiaramente ha voluto essere protagonista nel ciclismo, ha voluto scegliere come disciplina il ciclismo e sarà uno dei protagonisti appunto di questa giornata. Intanto stiamo seguendo la prima batteria, quella della G1, alla quale hanno partecipato ben 20 bambini, 103 in totale i partecipanti a questa gara organizzata da Leonardo Simi, come abbiamo detto, però a livello tecnico dalla Polisportiva Albergo del Tongo, dove appunto si sta sviluppando un discorso sempre più ampio, dove c'è un rilancio straordinario grazie all'impianto che è stato creato proprio ad Albergo, grazie anche alla collaborazione con la Montallese di Siena, grazie alla collaborazione appunto qui a Torita di Siena. Abbiamo seguito l'arrivo della prima gara con la vittoria di Tommaso Coradeschi dell'Albergo del Tongo, che ha avuto la meglio su Martino Brandini, sempre della stessa società. Terzo posto per Niccolò Innocenti del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese, quarta posizione per Cosimo Benedetti, quinto posto per Riccardo Capizzi. Come abbiamo segnalato, appunto, la Polisportiva Albergo Oliveto ha instaurato un rapporto importante con il Comitato Provinciale di Siena, perché a Siena c'è bisogno di un rilancio. Siena ha una delle gare della nuova generazione più belle in assoluto, le Strade Bianche, però appunto c'è bisogno di rilanciare il ciclismo giovanile, e con l'Albergo e con Leonardo Simi tutto questo sta tornando, anche grazie proprio alla passione di Elia. Qui stiamo seguendo la seconda batteria, quella dei giovanissimi, dove hanno preso parte anche diversi bambini, e Elia chiaramente aveva studiato il percorso in settimana, un percorso molto bello, un anello di 800 metri con una lieve salita, poi una piccola discesa dove si domina anche il paese di Torita di Siena. Elia ha fatto uno spettacolo eccezionale, ha divertito tutti, un grande entusiasmo, anche perché sono arrivate tantissime società anche dalle province di Firenze, di Pistoia, di Prato, quindi è stata una partecipazione importante, con una limitazione perché appunto c'era anche un'altra manifestazione, quindi bisognava spartire un po', diciamo così, questi giovani atleti. E qui a Torita di Siena però l'importante è stato rivedere un ciclismo divertente, un ciclismo
ludico, un ciclismo che ancora chiaramente non deve, non si deve pensare a questo ciclismo come un arrivo, ma a un punto di partenza. Stiamo seguendo le battute finali per quanto riguarda questa seconda gara di giornata, 123 gli iscritti, 103 i partecipanti, una grande organizzazione anche perché il comune locale ha voluto credere in questo avvenimento con una sicurezza che è stata veramente eccezionale. Come vediamo, strada chiusa, 8 agenti della polizia municipale che hanno lavorato in queste 3 ore intense e quindi una giornata messa in sicurezza proprio per questo. Eccolo l'arrivo di Elia Simi, che ha fatto una corsa eccezionale e che chiaramente ha ricevuto l'abbraccio prima di tutti dei genitori e poi dei dirigenti dell'albergo del Tongo. C'è bisogno di impiantistica, c'è bisogno di fare gare in questo senso, non nelle zone industriali ma a ridosso di un paese importante come quello di Torrita. Abbiamo seguito anche gli altri arrivi, Elia Simi ha vinto la batteria, seconda posizione per Leonardo Conti, terza posizione invece per Andrea Alfatti, quarto posto per Tommaso Parentini, quinta posizione per Tommaso Piantini. Stiamo seguendo intanto la preparazione della G3, per quanto riguarda la G2 femminile, successo di Adele Lorenzoni su Elisabeth Kangevai e poi terzo posto per Cristina Battini. Questo il risultato per quanto riguarda la G2, dobbiamo dire che la partecipazione è stata ottima anche perché chiaramente si sono concluse le scuole, si stanno concludendo l'anno scolastico, quindi alcuni genitori a giusta ragione hanno preferito anche magari portare i figli al mare o in montagna, ma in ogni caso appunto è stato un successo perché riportare il ciclismo a Torrita di Siena non è stato semplice, c'è voluto una grande organizzazione, una grande volontà e l'appoggio dell'amministrazione comunale è stato senz'altro fondamentale, come del resto quello della polisportiva Albergo Oliveto, che ha individuato la zona di Siena come una zona da rilanciare. Stiamo seguendo intanto la terza batteria di giornata alla quale hanno partecipato anche le femmine sempre più in aumento, ciclismo femminile italiano che negli ultimi 20 anni ha sempre dato dei grandissimi risultati. L'unica nota, diciamo così, un po' sonata è stato il fatto, una giornata caldissima, 37 gradi centigradi, che però questi piccoli non hanno sentito assolutamente, anzi si sono impegnati al massimo e hanno offerto un grandissimo spettacolo su questo anello letteralmente selettivo, perché alla fine le gare sono state tutte molto spettacolari, dove è arrivata una selezione naturale, come abbiamo detto, società che sono arrivate da tantissime province. Vogliamo ricordare anche la San Cascianese Ciclismo, che 2 giorni prima aveva organizzato una bella gara per esordienti e per allievi e che è stata presente con tutti i propri giovanissimi, poi la polisportiva Mille Luci addirittura dalla provincia di Pistoia e chiaramente le società fiorentine. Stiamo seguendo le battute finali, questa volta ha vinto Tommaso Pantani, un cognome importante, avrà sempre questa emozione da ciclista, da giovane ciclista, di avere un cognome così importante. Terzo successo di seguito per la polisportiva Albergo del Tongo, seconda posizione per Niccolò Di Lucia, poi a seguire Francesco Tassi, Luigi Loria e Alessio Dello Stritto. Per quanto riguarda le femmine, successo di Alice Fontani. Siamo pronti per andare a sentire i primi interventi con i dirigenti dell'Albergo Oliveto, con i tecnici e chiaramente con l'organizzatore locale, con l'amministrazione comunale. Intanto stiamo seguendo la batteria della G4. Siamo con il presidente dell'Albergo Oliveto, Enzo Comunelli, presidente che porta avanti un discorso molto importante con il settore giovanile, e oggi a Torrita di Siena sono arrivati in grande massa con i propri ragazzi che hanno fatto benissimo fino dalla prima gara. Enzo, una giornata importante per voi qui a Torrita che rilancia il ciclismo. Sì, finalmente siamo riusciti a organizzare una bellissima gara qui a Torrita e credo che anche i risultati ci hanno largamente appagato, per cui credo che insomma, il lavoro svolto dalla polisportiva in questi ultimi anni credo che stia dando i suoi frutti e questo bisogna ringraziare sicuramente i direttori sportivi e anche i genitori di questi, a questi livelli chiaramente l'importanza dei genitori è fondamentale.
e adesso state seguendo le immagini della corsa insieme al presidente Enzo Comunelli. Via via che si cresce con i ragazzi, lo spettacolo è maggiore. Ah, sicuramente le ultime due categorie sono quelle che avvicinano, diciamo, più ancora un ciclismo, diciamo, competitivo. Chiaramente i G1, G2, G3, anche la G4 è più un gioco, però comunque l'importante è che questi ragazzi si appassionino a questo bellissimo sport, e credo che, insomma, oggi ne abbiamo visti che fortunatamente ancora qualche appassionato esiste. Dobbiamo dire che Leonardo Simi è stato bravo, Enzo, perché ha riportato il ciclismo qui a Torrita. Una volta era molto sentito, poi, finito di correre Bottarelli, si sono spenti i riflettori. Noi sono diversi anni che, diciamo, investiamo sulla provincia di Siena con Montallese, e ora grazie a Simi siamo qui a Torrita. Noi speriamo che il ciclismo torni anche a Siena, visto che comunque sia Siena in questo momento credo che a livello di corse le strade bianche sono, diciamo, è diventata una classica, chiaramente a livello di quelle del nord. Credo che, insomma, Siena meriti il ciclismo e speriamo che la polisportiva ne faccia parte. Anche qui Albergo del Tongo abbiamo già seguito l'arrivo di Mattia Meniconi, che ha vinto la batteria, seconda posizione per Damiano Polvanesi del pedale Toscano Ponticino, poi abbiamo visto l'arrivo di Francesco Mirra, quindi a seguire Andrea Cardini e Tommaso Stefani. Per quanto riguarda la G4 femminile, prima posizione per Ilari Ceccarelli, secondo posto per Emma Tappinassi, poi Carlotta Nesi e Caterina Cassetta. Siamo già pronti anche con la G5, categoria numerosissima, molto buoni i risultati qui, fanno ben sperare. Un altro intervento adesso dalla nostra postazione. Bene, impegnati adesso i ragazzi della G5, si stanno preparando e poi entreranno subito in scena. Allora, siamo con Giovacchino Lombardi, che cura i giovanissimi insieme a Pieroni all'albergo del Tongo, e è venuto a trovarci perché fino a questo momento si sono disputate 4 gare e le avete vinte tutte. Sì, oggi per fortuna avevamo un sacco di bambini e abbiamo fatto l'unplay nei primi 4 categorie, G1, G2, G3, G4, è andata più che bene, primo e secondo nei G1 e abbiamo vinto i G2 alla grande con Elia Simi, che tra l'altro fa parte dell'organizzazione di questa, secondo me, bella manifestazione organizzata bene, e G3 con Pantani abbiamo vinto, e G4 abbiamo vinto con Meniconi. E adesso c'è G5, abbiamo 5 ragazzi anche nei G5 e niente, speriamo si divertano e che continuino con lo stesso impegno e gli stessi risultati dei primi 4. Bravo Gioacchino, sei stato molto intelligente a dire queste cose, perché quando si parla di giovani, vabbè, se vinco, se elogiano come hai fatto tu, però adesso è in corso questa batteria molto importante, ragazzi svezzati, ragazzi bravi, e quindi anche fare un pronostico è molto difficile. Avete preparato bene il 2022, tanti ragazzi per mountain bike e ciclismo, però avete anche delle soddisfazioni, anche se non si cercano le vittorie, però se le cose vanno bene vuol dire che si è fatto un buon lavoro. Assolutamente sì, la mountain bike ci ha portato tanti bambini, il nostro boschetto vicino alla polisportiva ci ha portato tanti bambini, però il nostro obiettivo comunque è portarli su strada. Vediamo che i ragazzi ci seguono, i genitori ci seguono, e questo è una bella cosa. Oggi siamo veramente in tanti, soddisfatti, e noi si spera di fare gruppo e che le amicizie che nascono insieme a noi proseguano negli anni e questi ragazzi magari un domani possano ringraziare me, nel mio piccolo, e Matteo, che si impegna veramente tantissimo, perché il primo direttore sportivo, lo voglio ricordare, è Matteo. Io do una mano a lui perché sono un genitore, ma è lui il direttore sportivo vero della Polisportiva Albergo Reparto Giovanissimi.
grazie Giovacchino, vediamo le ultime battute della G5 e poi al nostro microfono ci raggiungerà Matteo Pieroni. Intanto seguiamo le fasi finali. E siamo alle battute conclusive anche della categoria G5, anche qui tanti partecipanti, questo fa ben sperare, come abbiamo già sottolineato, perché appunto c'è bisogno di rimpolpare il settore giovanile della categoria esordienti. Intanto abbiamo l'arrivo per quanto riguarda anche questa categoria, dove sono stati bravissimi i ragazzi del pedale toscano Ponticino, che hanno dominato sia al maschile sia al femminile. Per quanto riguarda i maschi, successo di Francesco Frasconi su Niccolò Jacopi, poi Leonardo Leonetti, Lupo Luschi De Peverelli e poi Dario Battini. Per quanto riguarda le femmine, Vittoria Donno è stata semplicemente bravissima, poi Anastasia Ferri, sempre pedale toscano Ponticino, quindi Olivia Giovannetti, Bianca Capitoni e Anna Dodducci. Questo l'esito della G5. Siamo in conclusione, ultimo intervento prima delle premiazioni conclusive. Intanto seguiamo la G6, l'intervento dalla nostra postazione e poi la chiusura con Leonardo Simi, organizzatore di giornata e come un rappresentante del comune di Torrita di Siena. Ed eccoci qua con Matteo Pieroni. Allora Matteo, dopo le 4 vittorie è stato bravo Giovacchino, perché non ha fatto il pronostico, siete stati battuti, però avete corso bene anche la G5. Adesso siamo nel corso della G6, abbiamo visto la preparazione, i ragazzi impegnati. Allora Matteo, qui non avete ragazzi, però arriveranno il prossimo anno perché li state già preparando. Allora, tanta soddisfazione per voi, perché ne avete vinte 4, adesso non puntate a vincere perché non avete corridori, però questa è una batteria molto importante. Sì, purtroppo noi quest'anno di G6 non abbiamo punti ragazzi, però insomma abbiamo dietro un bel gruppo della G5, ripartiamo con tanti ragazzi, per ogni categoria abbiamo mediamente 4-5 ragazzi, e quindi dai, si spera che dalla G5 in poi questi ragazzi continuino tutti di ricreare un bel gruppo e di portarli avanti. Sì, la categoria G6, diciamo, la categoria detta regina un po', no? Nel senso, quella più, ovviamente sono più grandi e la corsa già si sviluppa in altre maniere rispetto a una G1, e ovviamente si vede già un po' i tatticismi anche di corsa, si vede un po' una corsa un pochino più, diciamo, fatta da corridori. Quindi per questa giornata noi siamo completamente soddisfatti, perché oltre alle vittorie, sì che sono belle e fanno molto piacere, però non ci garba vedere il gruppo. Sa, fortunatamente oltre a tanti bambini sa anche tanti genitori che sono volenterosi, che sono, insomma, portano bambini. Abbiamo qui dietro, c'è un gazebo con tavoli da mangiare e bere, che è la cosa che non ci garba, stare insieme. Insomma, fare una giornata, fossero sempre tutti i sabati così, sarebbe sempre soddisfacente venire alle corse. Quindi dai, speriamo che questo gruppo veramente continui e che tutti questi bambini continuino a fare questo sport. Leonardo Simi è stato bravo, Siena, come diceva Giovacchino e il presidente Enzo Comunelli, si sta affacciando con grandi manifestazioni professionali, con gli sterrati che rendono interessanti le competizioni, e adesso entrano in scena anche i giovanissimi, quindi un bravo a Leonardo Simi. Certo, ovviamente ha voluto questa gara, diciamo, in tutti i modi, e si ringrazia, perché comunque sia ha portato una gara qui a Torrita che non sarà mai fatta, e fortunatamente anche una gara in provincia d'Arezzo, che purtroppo siamo rimasti con poche gare e tocca anche un po' viaggiare il sabato per andare a correre, quindi avere più gare vicine a noi, ovviamente, che siamo della provincia d'Arezzo, ci fa molto piacere, perché ovviamente lo spostamento per andare alle gare è molto più vicino, quindi si deve ringraziare lui per tutta l'organizzazione. La Polisportiva ci ha messo anche un po' del suo, gli si è dato una mano, e quindi mi sembra che la manifestazione è riuscita bene, non è successo punti problemi, e quindi dai, penso che siamo tutti contenti di una giornata così. Grande spettacolo di Frosini, che ha vinto, e Cerofolini, corsa a due, poi volata finale con successo dell'atleta dell'Olimpia Valdarnese, terzo posto per Filippo Camiciottoli, che è arrivato subito a ridosso. Per le femmine G6, Greta
Proverbio, ha avuto la meglio su Alice Senesi, poi terza posizione per Asia Pucci. Ci godiamo con l'organizzatore Simi lo spettacolo delle premiazioni e con un rappresentante appunto del comune di Torrita di Siena, dove il ciclismo giovanile ha offerto un grande spettacolo. Leonardo Simi è stato un grande corridore negli amatori e gli è rimasta questa passionaccia e quindi ha voluto fare qualcosa di bello a Torrita. Torrita che si rilancia con questa manifestazione. Negli anni 80 questa località, 90 e anche vicino al 2000 organizzava grandi competizioni, poi non avendo più il campione locale allora si è cercato di rilanciarla partendo dai giovanissimi. Oggi Leonardo si è tolto anche una grande soddisfazione perché suo figlio ha vinto nella G2. Stiamo seguendo la premiazione, è terminato tutto, ti abbiamo chiamato a questo punto perché ci ha fatto vivere una bella giornata in provincia di Siena, in un territorio straordinario, e quindi ti ringraziamo. Questi ragazzi hanno offerto un grande spettacolo. Leonardo, meglio di così non potrevi rilanciare Torrita ciclistica. Sì, è vero, qui da noi non è tanta l'usanza come c'è magari dalle parti di Empoli, Valdarno, Firenze, però niente, ho sempre creduto. Prima organizzavo le corse dopo che avevo smesso di correre io per cicloamatori e niente, adesso avendo il bimbo che fa giovanissimi ha detto proviamo a fare anche questa, e devo dire che come primo anno è venuta molto ma molto bene. Ecco, sono arrivate tante persone da fuori, è chiaro che non avevano mai visto Torrita di Siena e quindi hanno parlato subito un gran bene del territorio. Sì, sì, per quello sono rimasti subito contentissimi, anche perché la strada, il parco qui era tutto quanto disponibile per quanto riguarda le macchine, ok, si sono trovati tutti quanti benissimo, sono stati molto soddisfatti, soprattutto per il percorso, perché c'era anche una piccola salita, poi era molto tecnico. No, sono andato tutto quanto bene. Poi per quanto riguarda il prossimo anno, si spera, se abbiamo un po' più di tempo per organizzarla, di fare un percorso un pochettino più lungo, sempre qui, che andiamo ad intaccare per 50 metri la strada provinciale, e così almeno verrà un percorso di circa un chilometro effettivo, così almeno non ci saranno né doppiati né niente, sarà molto più facile per lo sviluppo della gara e per quanto riguarda anche per i giudici, non avendo i doppiati, e la cosa verrà molto più limpida, e nonostante tutto è venuta benissimo, non c'è stato né reclami né niente, questa è la cosa più essenziale, e fortunatamente non si sono fatti male nessuno di questi ragazzi, che questa qui è la cosa più importante. Allora sì. Concludendo Leonardo, sono arrivate tutte le società della Toscana, un vanto per voi, tanti partecipanti, non avete potuto aprire a più ragazzi perché la federazione non ve lo permetteva, quindi meglio di così. Sì, è vero, mi dispiace per chi è rimasto fuori, che nonostante tutto, poi altra parte, avendo corso anche in bicicletta, già conoscevo anche altre persone di altre squadre che purtroppo si sono segnate tardi, però dai, è stata una bella manifestazione. Io ringrazio tutti quanti i partecipanti che sono venuti, ringrazio soprattutto il comune, il sindaco, l'assessore Trabalzini, il sindaco Giacomo Grazzi. E che dire, grazie alla Polisportiva Albergo che ha creduto a me per quanto riguardava questa organizzazione, spero che mi ridanno il via libera per il prossimo anno, e che dire, sono contentissimo perché vedere questi bambini, che noi d'altra parte siamo un po' fuori zona e tocca sempre andare Empoli, Firenze, tocca fare 2 ore di macchina per spostarsi, per noi è dura, sicché ecco, magari ci fosse anche qualche data un po' in più durante l'anno per poter fare una corsa qui vicino da noi. Noi siamo sempre liberi e disposti ad organizzare una corsa ciclistica per i giovanissimi. È tornato a trovarci Leonardo Simi, l'organizzatore, in compagnia di Andrea Saletti, che fa parte della commissione del Consiglio Comunale di Torrita di Siena, e poi anche riguardo allo sport è interessato. Allora, una giornata che adesso ricorderemo per molto tempo, perché è stata rilanciata Torrita a livello ciclismo.
Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, sono stato presente fin dalle prime gare e devo dire che è stato un vero spettacolo. L'amministrazione comunale è sempre vicina al mondo dello sport nel nostro comune e quindi non mancava questo tipo di gara, attività, e quindi ringrazio l'amico Leonardo per aver portato veramente, ripeto, questo spettacolo nel nostro comune, e quindi speriamo che sia la prima di una lunga serie di queste manifestazioni. Negli anni 80, 90, 95 eravate forti a Torrita, adesso ci si rilancia. Manca una società ciclistica a Torrita e per anni sono mancate anche le manifestazioni e le gare ciclistiche. Speriamo che questo sia anche la giornata di oggi, sia stato anche di stimolo per avvicinare ancora più torritesi a questo sport che è sempre stato bellissimo, importante, che però a Torrita in questo momento un po' manca, ma con la giornata di oggi credo che abbiamo riavvicinato tanti torritesi a questo bellissimo sport. Grazie, grazie. Allora Leonardo Simi, queste parole ti fanno sicuramente piacere. Senz'altro, mi auguro che il prossimo anno, come sempre, bisogna sempre migliorarsi nel fare le cose. Vedo che il Comune ha intenzioni di proseguire questo inizio di sport che è da un po' di tempo che manca qui a Torrita, e ora vediamo intanto col settore giovanile e poi chissà man mano di mettere magari anche esordienti, allievi, e vediamo un po' come si svolge il tutto. Poi voglio fare un ringraziamento soprattutto alle persone che hanno contribuito a fare questo evento, veramente grazie, anche perché senza di loro queste manifestazioni è difficile poterle portare in fondo. Comunque anche chi ha lavorato dietro alle quinte, tanto per dire Macelleria Belli, anche se non si è visto presente, però c'è sempre qualcheduno dietro, la Torplast, Linea Marcocci, per quanto riguarda tutti, dai, non si può fare il nome di tutti, comunque sia, grazie, grazie infinite, loro lo sanno che quando le vedo le ringrazierò, e quando vedranno anche questa trasmissione e il tutto come si è evoluta, vedrà che sono molto contenti. Elite Under 23, domenica prossima a Malmantina in provincia di Firenze, con l'organizzazione chiaramente della Malmantina e Granducato Service. In attesa di vedere che cosa succederà nel 2022, riviviamo il finale della gara dello scorso anno. Garibbo della Maltinti, altro corridore che ha fatto una corsa micidiale oggi, si è fatto vedere sempre nei primi chilometri, il corridore di Renzo Maltinti, Renzo Maltinti che sarà in scena la prossima settimana con una competizione organizzata. Renzo Maltinti sempre sulla breccia, sta tenendo duro il grande Renzo, che è stata una bandiera importantissima per Empoli, e anche oggi ha uno dei suoi ragazzi davanti a battagliare. Tiziano Antonini guida Garibbo, noto direttore sportivo di lungo corso, uomo che è stato scelto da Renzo Maltinti negli ultimi tempi, e siamo all'ultimo giro, stiamo transitando dal traguardo con il corridore di casa che sta facendo una performance di alto livello, coraggioso questo ragazzo, ha sempre primeggiato fino dai primi chilometri, hanno preparato bene la competizione i ragazzi di Gennaro Maddaluno e meriterebbero il successo per quello che hanno fatto vedere fino a questo momento. Praticamente siamo a 17 chilometri dall'arrivo sull'erta di Malmantile, che si fa sentire sotto le gambe del corridore di casa. Dovrebbe usare, a mio modesto giudizio, un rapporto più agile Leonardo Aposti, oggi davvero grandioso, e siamo in cima al Gran Premio della Montagna con il corridore di casa che transita in questo momento. Ci sono molti sportivi qui in vetta a passare l'acqua ai corridori, ripeto,
giornata davvero torrida, giornata pesante, giornata per fuori classe. Ed ecco gli inseguitori che sono rimasti uniti, non si sono scomposti, sono allungati, però sono rimasti uniti per andare alla caccia di Leonardo Apposti. Prima ad arrivare è Garibo, anche lui straordinario, come vi ho detto cerca un risultato importante in casa. Ecco Trosin, arriva poi anche Nobetti e poi tutti gli altri a chiudere. Alcuni ragazzi hanno perso contatto, ma questi che sono rimasti davanti a questo punto stanno dando il tutto per raggiungere il traguardo. Ed ecco che siamo adesso alla Strassigna con il gruppetto di testa. Vediamo da quanti uomini è composto adesso. Vediamo Manenti, poi Garibbo, Luca Cavallo, mentre Leonardo Apposti è sempre solo davanti. In questo gruppetto troviamo anche Simone Carrò della Lanselvis, Nobetti della Malmantile, compagno di squadra del Fuggitivo, poi Giovanni Bortoluzzi della Work Service e Riccardo Tosinna. Questi sono gli uomini all'inseguimento del fuggitivo Leonardo Apposti. Apposti che però comincia a sentire la stanchezza. Eccolo qua davanti. Ed il corridore di Gennaro Maddaluno viene raggiunto all'ingresso di Porto di Mezzo. Siamo proprio nel finale. Vedete, si disseta, non può fare altrimenti. Ecco una coppia che arriva su di lui, gli altri però sono subito dietro. E Trosin è il primo ad arrivare sul corridore di casa, poi col 148 troviamo Marco Manenti. E adesso incontriamo il cartello di 5 km all'arrivo e troviamo nuovamente il museo di Montelupo e inizia la salita. Inizia la salita con Marco Manenti della Palazzago in prima posizione. Il gruppo dietro non l'abbiamo più visto, anche perché il nostro operatore sulla moto non è più potuto andare, perché c'era Apposti davanti e gli altri all'inseguimento, e la corsa praticamente è qui, perché adesso questi corridori cercheranno più di non farsi raggiungere. Sono stati primi attori, hanno dominato il finale e quindi meritano di conquistare l'undicesimo trofeo di Malmantile. Al primo classificato verrà assegnato il trofeo Mauro Mancini, al terzo l'undicesimo trofeo in memoria di Ferdinando e Danilo Caparrini, al secondo andrà l'undicesimo trofeo Memorial Francesco Pretolani, al quarto il trofeo Memorial di Lino Mancini, mentre sono allungati i fuggitivi. Vedete, la nostra moto adesso non può andare vicino ai corridori perché c'è un'altra televisione che sta operando. Siamo a 4 dall'arrivo. Concludo con i trofei. Al quinto classificato andrà l'undicesimo trofeo Olimpio Corsinovi. E intanto è rientrato un corridore davanti. Si tratta dell'atleta della Mantro Marco, se non vado errato, il campione toscano Martin Marcellusi della Mantro Marco Chianti Sensi. Poi vedo in prima posizione Manuel Tarozzi della formazione in Emilia Romagna. Sono rientrati proprio sul duro della salita questi corridori.
vedete che hanno preso vantaggio sugli altri che in questo momento stanno rientrando. Abbiamo visto Manenti della Palazzago che è tornato sotto, ecco Tarozzi, Martin Marcellusi, finalmente la nostra moto è riuscita ad andare vicino ai corridori, è rientrato anche Riccardo Verza della Zalf, poi a posti e Garibbo, gli altri corridori hanno perso contatto. È cambiata la corsa nel tratto più duro quando il nostro operatore seguiva davanti i fuggitivi. Sono rientrati Manuel Tarozzi, Martin Marcellusi, Riccardo Verza, ecco qua Tarozzi, Marcellusi, a posti Riccardo Verza e Garibbo, grande Garibbo anche lui. Bene la Maltinti oggi insieme alla Malmantile in questa gara. C'erano grandi squadre oggi, ma si sono fatti valere i toscani. Hanno corso bene Garibbo e poi a posti che hanno fatto parte della fuga più importante quando appunto nasceva la bagarre, e quindi questi corridori sono stati esemplari. La giuria sulla moto ha mandato via la nostra telecamera come da accordi presi prima del via, e Fagioli si è fermato ai 200 metri e ci fa vedere Tarozzi che ha allungato nella parte finale. Eccolo ripreso adesso dalla fissa di Loriano Bigagli e vince alla grande Tarozzi. Volata per il secondo posto, è rientrato Martinelli, Martinelli, Verza, Marcellusi, Garibbo, poi Cavallo e a posti, grande protagonista di giornata ai corridori della Malmantile. Peccato, sono rientrati quattro corridori proprio negli ultimi chilometri e questi corridori hanno preso i primi posti. Primo Manuel Tarozzi, secondo Martinelli della Colpac, terzo è giunto Riccardo Verza della Zalf che ha acciuffato proprio i primi in vista dell'arrivo.